Poi torna a trovarci questo pazzo del mio amico che ogni tanto riciccia negli studi di Canale 10, ci porta la sua arte, perché è così, no? È un'arte, anche se in questo momento sì. Sei un po'... No, diciamo che in questo momento, ringraziando Dio, sono abbastanza, diciamo, concentrato, perché devo dire che anche se viviamo un momento particolare sono un po' stanco perché... Lavori molto. Perché lavoro, come dici, sì, mi hai anche fatto notare tu, lavoro molto perché evidentemente la gente ha bisogno anche di arte e di uno svago. Il ritrattista delle dive, Daniele Pacchiarotti, bentornato. Grazie. Daniele. Che stai dipingendo? Sto dipingendo sinceramente da bambini a persone comuni, a personaggi, dipende di quello che mi viene chiesto dalle persone e dall'interesse a cui vediamo una mia Anna Magnani. Qui la splendida Anna Magnani, sì, esatto. Che hai realizzato qualche tempo fa, no? Sì. Qualche anno fa. Sì. Dipende da quello che insomma le persone hanno bisogno e voglia di mettere nelle loro case. Più case riempio e più sono contento, perché è un po' rivedere la mia immagine anche nelle case. Guarda che bella Roselin, che spettacolo, bellissimo. Regia, torniamo un attimo indietro su Valeria Marini, perché a Valeria Marini hai fatto questo regalo straordinario. Sì, beh, straordinario. Andiamo avanti, c'è una foto molto bella che mi piace molto, perché riguarda anche il nostro ospite, vediamo se la regia ce la ripropone. È una foto fatta, sì, a Kiko. A Kiko, fatta da... Lei è... Tamara Delimpicca, è sempre una copia di un mio quadro, una copia di un quadro di Tamara Delimpicca fatto da me, e Kiko quel giorno stava nudo a casa mia. No, assolutamente no. Pantaloni, pantaloncini. Stava a casa mia. Però l'effetto è quello, eh. Ma i pantaloni ci stanno, eh. Poi vorrei capire perché devi mettere sempre le foto quando non c'ho la barba. Ormai c'ho una certa età. Ma non la l'ho barba. Messa io questa. C'ha ragione, però. Io ti denuncerei. Era qualche foto di qualche anno fa. E mi piace, cioè, qua Kiko mi ha fatto, cioè, questo gesto di, era come per dire, un simbolo da due artisti, no? Io con la mia arte e lui con la sua. Bello questo quadro. Ha fatto questo, sì. No, sì, dico è quello. È sempre stato no, dico quello dietro, quello bello dietro, questo quadro. Quello lui dice. Certo, magari poi quando lo dipingerò sarà ancora più bello. Che poi io gli dicevo oggi in macchina che ha un nome. Si baciano perché sono tamponati, al contrario. Sì, assolutamente sì. Torniamo a parlare col ritrattista delle dive. Sì, ti chiami così, giusto? Ma pare di sì. Pare di sì. Per l'Italia pare di sì. Senti, allora, stai dipingendo molto negli ultimi tempi, sì, anche sì. Se è un periodo difficile, in quarantena hai detto che la gente ha riscoperto il gusto. Sì, me l'hai fatto notare anche tu. Giusto? È una cosa che... No, quello che mi fa riflettere è che, nonostante appunto il periodo insomma in cui viviamo, cioè c'è una necessità forse di andare anche un po' oltre, nel senso, ok, i beni primari, il mio è considerato un bene di lusso secondario, no? Certo. Però devo dire che la passione per il ritratto, il bel quadro, la gente non l'ha persa. E in questo periodo, stranamente, sto avendo, ringraziando non so chi, forse qualcuno lo so e lo sai anche tu, molte richieste, perché in fondo penso, a parte che si sa, un'opera, un quadro per sempre, e molti ringraziamenti perché, beh, chiaramente io, tu lo sai, per fare un quadro, lo sai benissimo, insomma, ho ritratto qualcuno di importante anche per te. Ci vuole tempo, non conosco tempi, giorno, notte. E questo forse la gente se n'è accorta, sono 15 anni che faccio questo. Ma come nel lavoro di Kiko, infatti io apprezzo molto il suo lavoro e forse ci siamo così trovati anche nella vita con mia Marilyn, perché comunque nasciamo tutti e due da, anche allargando... Ce l'hai mandata al contrario comunque. Non l'ho mandata, no, questa è giusta così, è giusta. Ah, è sdraiata? Carlo, quanti anni so che conosci sto quadro? Te l'ho detto apposta, volevo dire se risponde. No, finalmente attento. Vediamo un sorriso. È una è Marilyn sdraiata, con questa espressione sua sensuale. Ecco, che posto ha nella tua vita Marilyn? Marilyn, beh, penso che nella vita di ogni artista, da partire da... La Gioconda, sappiamo che lei ricalca l'archetipo preciso della Gioconda, quindi gli studi delle proporzioni di Leonardo da Vinci sulla Gioconda, e non solo,
l'hanno ritratta tutti i più grandi artisti, da Andy Warhol, anche se non sono d'accordo con quello che ha fatto, che l'ha resa come una come un qualcosa che rappresentasse un cartellone pubblicitario, perché lei voleva dire, cioè lei il significato era soldi, esatto. Business. Io invece no, al contrario di Andy Warhol, al quale mi hanno paragonato in diverse situazioni, anche vabbè, insomma, anche ad Alta Roma o addirittura al TG3 per delle cose, però io cerco di ridare a Marilyn il suo interiore, il suo mondo interiore, e che quando insomma qualcuno la vede, ecco, che non sia vano fare quello sguardo così languido, quell'espressione malinconica di quello, insomma, del mondo interiore che aveva, che da una parte era, voleva raggiungere il top, e lo stesso mondo che poi l'ha uccisa. Certo, certo, certo. Non è facile poi. Non è facile, ma è una sfida con se stessi. Che vorresti ritrarre nei prossimi anni? Allora, innanzitutto Chico. Perché gliel'ho promesso da parecchio tempo, e lo sa benissimo. Tu l'hai promesso a centinaia di persone, te lo ricordo. Io l'ho promesso. No, me l'ha promesso anche a me, ma a Carlo. Sì, io nel senso. Conosco, il giorno dopo che l'ho conosciuto me l'ha promesso, e stiamo aspettando. Sono 5 anni, però arriva, arriva per tutti. Prima o poi un ritrattino lo faccio per tutti. No, chi mi piacerebbe? Beh, mi piacerebbe, no, più che altro ritrarre, posso ritrarre chiunque, ma mi sarebbe molto piaciuto, visto che i miei quadri sono stati dati in mano a persone come appunto... Chi ti piacerebbe? Mi piacerebbe, no, consegnarlo a Marilyn Monroe, sarebbe stato il mio sogno più grande. Impossibile, ma sarebbe stato il mio grande sogno. L'unica cosa che non potrai fare. Assolutamente, però comunque nel cuore mio... Lo farò. Lo farai. No, no, ma non la vedo una cosa così, per me no, è molto bello. No, te lo porterai dietro e sicuramente a qualcun altro prima di lei, però sì. Magari mi sarebbe tanto piaciuto. O comunque, ecco. Quindi anche per te la pandemia è stata abbastanza positiva? No, se possiamo no, dire assolutamente no, non la considero una cosa positiva, però nello stesso tempo mi ha dato modo, come diceva appunto Chico, di riflettere, e soprattutto il messaggio che mi è arrivato in testa è quello di non mollare. Hai l'arte, hai la tua arte. C'ho avuto una voce proprio che, come se me lo dicesse, me lo gridasse. E mi sono comunque sempre lì, messo lì sul cavalletto, creare, anche nei momenti più di solitudine e disperazione. A volte non ce l'ho fatta, a volte sì. Bene. Caro Daniele, vuoi dire qualche altra cosa? Vi ringrazio per l'accoglienza, sono contento di essere stato qui tra amici. Bene, come sempre. Mm.